Ci sono molti modi per creare un bonsai. Da seme, da talea o da margotta, o semplicemente comprandolo. Oggi quindi vi racconterò la storia di tre diversi aceri. Un acero rosso come tanti, ma che ritrovandosi da solo in un vaso, ha deciso comunque di prendere vita. La sua crescita è stata inarrestabile, tanto che 2 anni fa mi decisi a dargli una forma, per poi ritrovarmelo così ai giorni odierni. Manca solo un po' di tempo e un vaso che lo faccia risaltare. Chi lo riconosce? Un acero pagato 20 euro, che sto maltrattando veramente da tantissimo tempo. E quest'anno, finalmente, mi sono decisa a margottarlo. Thank you.
acero invece la strada è ancora tanto lunga, forse molto più lunga dell'acero precedente. Però sono veramente curiosa di vedere gli sviluppi futuri. Un nuovo arrivato dal carattere simpatico. Arrivato troppo tardi per lavorare sulle radici, ma forse è meglio così. Ci stiamo prendendo l'estate per conoscerci meglio, per capirci meglio, perché le cose belle richiedono tempo e io non ho fretta.